Bentornati a Linea Mercati Pomeriggio alle 17.01. Siamo in realtà a meno di 30 minuti dalla chiusura delle contrattazioni nel vecchio continente. Queste sono notizie principali, ma ce ne sono altre che muovono i listini. Sentiamo Marco Gaiazzi. Marco. E bentornata anche a te Angela, il nostro ascoltatore. Abbiamo detto prima, in attesa dei conti Mondadori, i numeri sono usciti proprio in questo istante, il titolo ha invertito la rotta, ha avuto un fortissimo balzo, ora c'è un ritracciamento, vedremo insieme i risultati. Poi le popolari continuano a essere sotto la lente, vedremo insieme i commenti sui risultati di Banca Popolare di Milano e la stessa Banche Popolari Unite e anche le parole di Mazzotta, realmente molto interessanti. E poi Basicnet vola alto dopo la cessione dei diritti delle marchi K. Esatto, e proprio di Basicnet parliamo, ne parliamo con il presidente della società Marco Boglione che quest'oggi è in collegamento con noi. Presidente, buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera a lei. Allora, dicevamo, i diritti di sfruttamento dei marchi K e robe di K sono stati ceduti in Cina alla Diamond King International e al gruppo Dongxiang per 35 milioni di dollari. Il balzo del titolo lo abbiamo visto, sta guadagnando qualcosa come 23 punti percentuali ed è stato già sospeso per eccesso di rialzo. Quindi mi sembra un'ottima operazione, perlomeno a caldo il mercato reagisce benissimo. Beh, ci fa molto piacere, noi evidentemente pensiamo che sia una grande operazione. Era l'operazione che stavamo proprio mirando perché la consideriamo molto strategica, avere un partner così forte come quello che ha deciso comprando i diritti dei marchi K per sempre in Cina, che è già il nostro licenziatario, ci fa molto ben pensare per la crescita del brand a livello internazionale. Siamo assolutamente molto molto soddisfatti. Questo allora l'accordo, in questo momento vi volevo ricordare anche intanto il bilancio 2005, in questo caso la crescita delle vendite aggregate dei marchi con un più 5,5%, 241,5 milioni, il fatturato diretto cresciuto del 2,2%, 98,2 milioni. Anche qui un commento allora su questi numeri, Presidente. Ma sicuramente un commento positivo perché in anni di contingenza non facile siamo riusciti con il nostro modello di business comunque a incrementare notevolmente la penetrazione sul mercato mondiale, siamo presenti in oltre 100 mercati in questo momento e direi che la caratteristica più positiva è che in tutti i mercati abbiamo delle ottime prospettive di crescita, anche perché siamo un po' gli ultimi arrivati e quindi abbiamo tanta strada ancora da fare, ma siamo posizionati bene. L'operazione col mercato cinese lo dimostra perché siamo riusciti ad attrarre un partner veramente strategico che farà dei grossissimi investimenti a vantaggio senz'altro del mercato cinese, ma di riflesso del potenziale che si intuisce può avere il marchio a livello mondiale. Presidente, avete comunque risentito dell'apprezzamento del dollaro, dei forti investimenti per lo sviluppo di alcuni marchi, perché l'EBITDA da 12,5 milioni nel 2004 è passato a 4 milioni di euro, il risultato netto è stato negativo per 7,8 milioni. Che cosa prevedete adesso invece per l'anno in corso? Ma guardi, il risultato del 2005 è stato negativo, sostanzialmente influenzato dalla controllata italiana, che è uno dei nostri licenziatari, che è stata l'azienda che, del network che ha sofferto e investito di più per l'acquisizione dei due nuovi marchi fatta un paio di anni fa, uno è K-Way, l'altro Superga, non ancora acquisito ma comunque a tutti gli effetti operato da noi, e l'attività della Basic Italia si è appesantita sia a livello operativo che a livello finanziario e quindi c'è stata questa perdita. E questo risultato negativo complessivo consolidato. Come dicevo prima, però, le vendite e l'attività a livello internazionale vanno bene e sicuramente noi consideriamo questa defiance della controllata italiana un qualcosa di assolutamente recuperabile e digestibile, su cui stiamo lavorando, intervenendo forte sui correttivi della struttura. E non posso evidentemente dire molto di più, ma siamo molto sereni che il 2006 dimostrerà che la nostra capacità di recupero. Ecco, per quanto riguarda intanto anche gli altri marchi, visto che comunque state investendo per lo sviluppo di questi marchi, li vediamo anche alle sue spalle, da Superga a K-Way a Jesus Jeans, quali sono in questo caso i progetti?
Ma guardi, con K è stato il nostro primo vero marchio su cui ci siamo cimentati veramente col nostro progetto. Cioè, era un'azienda, era un marchio che aveva perso praticamente tutto il valore all'inizio degli anni 90 e che con il nostro, diciamo, modello di business volevamo riportare a livello globale. L'abbiamo fatto, siamo arrivati, diciamo, in una decina d'anni a essere considerati uno dei 10 brand di abbigliamento sportivo considerabili globali al mondo. E oggi si, con questa operazione Cina, si manifesta, diciamo, la seconda fase, quella dopo la penetrazione sui mercati di valorizzazione di questo asset. Per quanto riguarda Superga, K-Way e Jesus Jeans, siamo sicuramente ancora nella prima fase. Superga, che dei tre è quello più avanti, sta diciamo, avanzando molto velocemente e con piena soddisfazione sul piano della penetrazione a livello mondiale. Abbiamo licenziatari che coprono più o meno i mercati principali in tutto il mondo. E quindi abbiamo davanti a noi ancora qualche anno di diciamo, introduzione e penetrazione sul mercato, e poi si capirà quali saranno le opportunità migliori per, diciamo, creare del grande valore aumentando notevolmente la penetrazione e la quota di mercato. K-Way segue Superga, diciamo, a ruota, ma non è ancora così attivo nella sollecitazione dei diversi mercati, principali mercati mondiali. Jesus Jeans obiettivamente è un po' il nostro, diciamo, nostro piccolo figlio che continuiamo a tenere in caldo, come si suol dire, non è ancora iniziato un vero progetto di valorizzazione e di sviluppo. In quali paesi, Presidente, avete visto comunque il maggiore sviluppo per, diciamo, per tutti i marchi in questo caso? In particolare in Asia e in America i risultati del 2005 sono stati quelli più consistenti. Ma guardi, la caratteristica di K, come dicevo prima, è proprio stata quella in questi ultimi 10 anni di cercare di andare un po' in tutti i mercati. Evidentemente, diciamo, il mercato nostro di riferimento è l'Europa, siamo cresciuti bene, abbiamo una certa posizione, ma è anche vero che è un mercato dove tutto sommato è più difficile continuare a crescere, o comunque in una crescita complessiva molto bassa, evidentemente che la nostra crescita va a diretta erosione di quote dei concorrenti, quindi è un po' più duro. Abbiamo avuto negli ultimi 5 anni delle ottime performance in Sud America, ci fanno pensare che quel mercato ci darà delle ottime soddisfazioni in futuro, e poi evidentemente la Cina, che, da cui è derivata questa straordinaria opportunità di alleanza con questa azienda cinese, strategica, in quanto il mercato dava dei segnali sia per K e non solo per K che tutti conosciamo, cioè un mercato che promette molto bene. Bene, naturalmente in bocca al lupo per i vostri progetti, grazie per questo commento, grazie per essere stato con noi. Marco Boglione, presidente di BasicNet, arrivederci, buon proseguimento di giornata, per noi invece una pausa. Grazie altrettanto. In diretta tra poco, arrivederci presidente, torniamo in diretta tra poco, dicevamo, e seguiamo quello che succede sul mercato a pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni. Restate con noi.